Allora, torniamo alla sezione 13. Mi aspettavo che questo giro almeno non si spaventasse. Allora, bello, che cos'hai per me questa volta? Ehi là! Ciao, Jackie. Abbiamo ricevuto delle informazioni. La Mano Nera ha organizzato una riunione segreta per stasera in un magazzino al Fisherman's Wharf. Ok. Una riunione segreta? E per quale motivo? È un segreto, Jackie. Esatto. Ah, giusto. Cosa volete che faccia? Spia la riunione e scopri cosa stanno complottando. C'è un'uscita antincendio. Puoi entrare da lì. Ma... D'accordo, ci penso io. Meglio che assista anch'io a quella riunione. Jackie è così distratto a volte. Senti chi parla. Ma devo uscire o prendere il treno? No, credo proprio che devo uscire. Vai al Fisherman Wharf e spia la Mano Nera. Dove cacchio siamo usciti? Onesto ci ho sperato. Onesto ho sperato che saltando su sti muri arrivavamo anche solo su un tetto e trovavamo qualcosa. Peccato. Ok. Ah, siamo accanto alla cabina del telefono. D'accordo. Ok, la zona è questa qui. Non so perché mi ricorda la zona del porto dei Simpson Hit & Run. Madonna, quel gioco, non ci gioco da una vita. Ah, siamo vestiti da spia ora. Beh, certo. Giustamente. Siamo poco visibili noi ora. Dove siamo qua? Giusto per visitare un po' la zona. Ah, siamo dentro un centro commerciale. Giustamente sono tutti fermi, immobili. No, signora, non è il momento. Sono in missione. Ma è un negozio di carte questo. Vuoi giocare a carte? No, no, non voglio giocare a carte. Ma se magari si possono comprare. Sono tutte pixelate, ma riesco a riconoscerne qualcuna. C'è il tizio vestito in forma da drago. C'è la ranocchia gigante. C'è Wapo. Ci sono i vari ninja. Ci sono i tre dell'Ave Maria. Ci sono tre artefatti, di cui uno è appunto il ventaglio che abbiamo trovato. Niente, peccato, ci ho sperato si potessero comprare. Sai, magari ti farmi un po' di soldi e le carte che le vuoi te le compri. E invece no. Ti andrebbe di fare una partita a carte? Con quella voce, fra, direi proprio di no. Però forse loro, se riesci a batterli, ti danno carte buone. In realtà sembrava tanto una cazzata, però forse se la sfrutti per bene. No, 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 dove vai? Allora, esatto. Immagino che dobbiamo spostare questo per salire. Però prima di andare avanti, vediamo un attimo se c'è qualcosa che possiamo prendere qui nel porto. Non credo. Esatto. No, però c'è il solito nostro amico della pesca. Beh, fra, se non è questo un buon posto per pescare, non so io dove dovresti andare. Anzi, lo so io. Che cosa abbiamo ottenuto? Non so chi sia lui. Zhangzhu. Ok. 7-7-10. Beh, non è neanche terribile. Anche meglio di Wapo. Pokong, scusami, Wapo era un altro. Ah, questa è un'altra zona di pesca. Questa è un'altra zona di pesca. Questo vuol dire che qua si fanno un po' di soldi. Vabbè, non è il momento di andare a pescare. Dobbiamo avanzare con la missione. Il magazzino della Mano Nera. Vi ho detto che intendo aprire il secondo portale sull'isola di Alcatraz. Cos'altro c'è da capire, teste di legno? Teste di cazzo! Capo, non siamo stupidi. Vogliamo essere sicuri di avere capito bene i dettagli dell'operazione. Mi restano solo poche ore e non basterebbero per le spiegazioni. Ehi, non è giusto. Non siamo stupidi come sembriamo. Voglio dire, siamo più intelligenti di... Ho già perso troppo tempo con voi, teste di legno. Chi va là? Nessuno, solo un gatto randagio. Miau! E Chan. La seduta è aggiornata. Akfu, occupati di lui. Voi altri seguitemi, dobbiamo proseguire con i preparativi. Ci penso io. Vi raggiungo subito e la sbrigherò in un attimo. Sì, come no? Quanta velocità. Ah sì? Ok, forse. Vediamo se ho ragione. Immaginavo che dovevo usare Guglielmo del Toro qua. Orca troia, è troppo veloce. Ecco qua. Ma Jade. Oh,
Jade, cosa ci fai qui? Non dovresti stare qui. Questi sono pericolosi criminali. Sapevo che saresti stato qui per proteggermi, Jade. Eh beh. A quest'ora dovresti essere a letto. Potresti aver compromesso la mia missione. Hai proprio ragione, Chan. Ehi, lasciala stare, Valmont. Oh no! Hai battuto i miei uomini, ma ti avviso, se continui a immischiarti nei miei affari, non vedrai mai più tua nipote. Ma già la stai rubando, quindi... Dove... Intanto, le texture... Devo già salvarla, quindi... Fisherman Wharf. Jade! Dove sei? Tra l'altro si sta facendo giorno. Sospettavamo che la mano nera fosse interessata all'isola di Alcatraz. Così ti ho fatto preparare un motoscafo. E vai! Hanno rapito Jade. Devo salvarla. Allora vai, sbrigati. Muoviti! Il motoscafo è dotato di un motore turbo. Per attivarlo, premi il pulsante Vai, baby, vai! Perché ste americanate? Ma porca miseria. Vai, baby, vai. Sì, certo, a che manovra? Wata! Ed ecco il nostro amico di salvataggio. Mi avevano detto che questo è un buon posto per fare pesca. Ma guardie, polizia, niente. C'è un cinese vestito da ninja che si aggira per la prigione di Alcatraz. Pericolosi criminali mafiosi. Un cinese che va a pesca. Mi sembra giusto. Tra l'altro come zona mi ricorda tantissimo l'isola dove inizi in Centro 2. Io ovviamente prima di andare a salvare mia nipote mi giro tutto il porto. Vediamo, esatto, se troviamo qualcosa di buono. Ad esempio Valmont. Pensa un po', sarà anche buona come carta? 666. Beh, oddio, non è terribile. Questo è 7710. Ovviamente il gioco delle carte è tutto bilanciato, nel senso non devi avere un mazzo solo di personaggi, anche perché non puoi. Ecco appunto gli scagnozzi e Jackie. Non devi avere un solo personaggio, devi bilanciare un po' tutto. Poi hai 5 carte, quindi la difficoltà sta anche in quello, secondo me. Gli scagnozzi 449, wow. Magari se riesco a studiare bene un mazzetto... Potrei andare a sfidare qualcuno. Purtroppo mi scazza tantissimo aver perso la carta dell'altra volta. Voi tre, difendete l'isola. Ok, capo. Ah, wow. Ma non c'è davvero? Cioè, davvero non c'è nessuno? Vabbè. Oh no, hanno attivato l'elettricità. E adesso cosa facciamo? Andiamo qua. Ehi là. Ti abbiamo in pugno, Chan. No, sono io che vi faccio il culo. Al momento questa è l'ultima delle tue preoccupazioni. Certo, come no. Dai. Ecco fatto. Forza, belli. Allora, che state aspettando? Attaccatevi tutti assieme. Ecco qua. Purtroppo la velocità è molto troppo utile. Forse anche più del toro, La pagherai, Chan. Certo, come no. Che verrò a riprendermi mia nipote. Credo, esatto, di dover schiacciare quel grosso bottone lampeggiante. Che dici, gioco? Wow. Tutto molto utile. Molto utile questa parte. Abbiamo acceso l'elettricità, acceso il cancello elettrico e accese le luci. Subito ho spento tutto. Effettivamente però mi ha fatto vedere il cancello, ma le luci, esatto, sono ancora attive. Volevo vedere esattamente cosa succedeva, onesto. Volevo vedere proprio cosa succedeva. D'accordo, evitiamo le luci allora. Carta. Ed è un ninja normale. Mi dà un fastidio che abbiamo perso la carta dell'altra volta. Non mi ricordo come si chiamava però, cavolo. Era uno degli sette spiriti. Ma... Vabbè, guarda. Non mi sorprendo neanche troppo, onesto. Ecco fatto. Wow, che difficoltà. Cacchio, l'ho visto troppo tardi purtroppo. Questo l'ho visto troppo tardi. Ok, ora che sappiamo dov'è, lo evitiamo. Prendiamo la curva più larga, ecco fatto. Cosa c'è qua? Ok, ammetto che non mi aspettavo le capriole sopra le sbarre.
Ecco qua. Facile, facile. Devi proprio aspettare solo che faccia l'animazione e poi puoi saltare. Ecco qua, bravo Jackie. Ok, ho visto la luce che arriva fino a qua. Perfetto. Dov'è che arriva ora? Qui, perfetto, passiamo. Meglio usare sempre un po' di velocità extra però. Sicuro ci sono i ninja dell'ombra. Io, sai come posso evitarli e quasi quasi lo faccio. Però già che ci siamo. Ecco qua, ce n'è ancora uno? Anche perché tanto mi danno energia, quindi aia. Ecco fatto, dicevo, mi danno energia, quindi tanto vale ucciderli. Ecco fatto, a posto. Grande Jackie. Sta luce incredibilmente viola. Vabbè, io mi faccio un giretto qua prima. Ok, non c'è nulla a parte tre casse, però con una carta che è ovviamente il tizio col cappello, che è sopravvissuto al colpo. Pensa un po', però due con un colpo. Ecco qua. E la madonna quante carte oggi. Se volessi farmi un mazzo solo di Shadowkan posso farli tutti praticamente. E la madonna, ma carte regalate. Ulla, tu chi sei? Carte regalate oggi, eh. Quindi abbiamo 3 col cappello, 5 normali e un tizio con la maschera. 10, 5, 9, boia. Allora, il più bilanciato è lui sinora. Ovviamente i più forti sono questi qua, sicuramente. Però magari carte un pelo più basse hanno più possibilità di essere utilizzate. Dobbiamo capire bene il giro delle carte. Ehi là, eccoci qui, all'interno di Alcatraz. C'è il tizio del salvataggio? Sì. Mi avevano detto che... Sì, 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 bravo, bravo. Mi chiedo se qui ad Alcatraz troveremo, a parte una carta... Wow, un altro talismano. E questo, scusami? Per come la vedo, quindi questa prigione è stata abbandonata. Ma sto pesciolino, chi lo sta accudendo, lui? Vabbè, io proseguo. Adesso si chiude tutto. Classico. Ok, c'è una scopa. Ma pensa un po'. Chan, finalmente. Presto rimpiangerai questo momento. Il tuo piano non funzionerà mai, Valmon. E chi mi fermerà? Un archeologo e sua nipote? Non credo proprio. Nulla potrà impedirmi di liberare gli altri demoni. Non hai nessuna possibilità. Ne sei sicuro? Lo vedremo. Esatto. Prendi la scopa, Jackie. Combattiamo ad armi pari. Io ho una scopa, voi che cosa avete? Solo una spada. E comunque sono superiore a voi. Ma porca... Ok, Valmont. Madonna mia, che colpo che ha fatto. Allora, calmi un attimo. Quindi gli abbiamo fatto danno prima perché ovviamente... Avevamo la scopa. Il che vuol dire che se vogliamo ammazzarlo... Aia. Purtroppo mi sa che ci muoio, sai? Esatto. Porca troia. Non mi aspettavo le palle di fuoco io. Effettivamente questi non li ho mai... fatti neanche attaccare una volta, quindi non potevamo neanche sapere che attacco facessero fino ad ora. Allora, sai che ti dico? Aspetta un attimo. Tanto questo mi insegue, no? Grazie. Ecco fatto. Eccoti qua. Vieni qui. Porca no, di nuovo. Oh, attenzione! Oh, mi ha dato una carta. Ma è una via segreta quella. E un altro Shadowkan. Allora, calmi un attimo. Ah no, non è una via segreta, è un... Questa chiave dovrei usarla, scusami. Dove dobbiamo usarla, sta chiave? Ah, aspetta, forse ho capito. A parte quanto è grossa. Ecco qua. Ma sto pupazzo serve a qualcosa? Vediamo. Jade.
Va bene. Tutto a posto, Jade? Sì, Jackie. Sbrighiamoci. Valmont sta scappando. Non pensarci neanche, Jade. Esatto, stai buona. Fuori c'è un motoscafo. Prendilo e vattene dall'isola, immediatamente. No, io resto ma con te. Jackie, non puoi sconfiggerli da solo. Io posso aiutarti. No, Jade. Ma, Jackie! No. Ti prego, vai via. Non ci resta più molto tempo. E va bene. E io me ne vado. Allora, ovviamente, prima di avanzare, torniamo un attimo indietro, apriamo anche la seconda leva. Vediamo se nasconde qualcosa. Prima, ovvio. Vediamo. Cassa, carta, ovvio. E un'altra volta Varmont. E apre anche i livelli di sotto, certo. Ammetto che, vabbè, la sconfitta non è stata... Inmate may not cross the line. La sconfitta non è stata così terribile. Nel senso, ci ha fatto respawnare neanche inizio battaglia, già a metà, quindi. Questa cos'è? Ah, la scimmia. La scimmia ci fa rimpicciolire. Carta, ovvio. L'amuleto del cane. Altra carta. Il ventaglio. Qui abbiamo un gran bel forziere. Chissà come dobbiamo romperlo. Sferrare un pugno. Ah, giusto. What the? Carta? Wow. Una carta migliore non c'era. Di nuovo. What the? Ecco fatto, grazie. Cosa c'è? Ah, giusto. Oh no, di nuovo il coso della scimmia. Ma posso uscire? Aspetta, è qui. Oh, non l'avevo notato. Consente a chi lo possiede di trasformarsi in una scimmia purché si trovi in un simbolo simile. Anche disattivare questo talismano è necessario. Ok, quindi le aree in cui ti puoi rimpicciolire sono quelle delineate. Posso... No, non posso lottare. Dio mio. Allora, aspetta un attimo. Ok. Ah, lo stesso suono tra l'altro delle scimmie di Crash Tag Team Racing. Immagino che adesso con il talismano della scimmia dobbiamo andare dove eravamo poco fa. Da queste parti, esatto, per poter proseguire. Andiamo a trasformarci in scimmietta. Aspetta un attimo, ah, c'è un pupazzo qui. Mi fa straridere il suono che fa. E poi piano piano sparisce il suono. Ah, questa era la lavanderia, ok, calmi un attimo. Spostalo. Dal... Ah, giusto, aspetta. Scusami. Perché non puoi. Ah, perché ci sono le macerie. Ecco perché non puoi. E ovviamente ti bloccano il simbolo della scimmia perché così non vai trasformato da scimmia dall'altra parte. Bravi, bravi, hanno pensato veramente a tutto. Complimenti. Si scende di sotto. Stavo aspettando proprio questo grido io.